Cari amici di Fano TV, ben trovati per questo speciale. Siamo a Fano per parlarvi di un appuntamento che si terrà dal 30 di novembre al 3 dicembre. Grazie al fondo Peppe Nigra prende il via Emotion Festival, il cinema esteso in 4D. Ma a parlarcene saranno proprio loro, gli amici del San Costanzo Show. Ma certo, un grande festival pensato proprio per creare un'innovazione generale nel mondo del cinema. Abbiamo visto il cinema in 2D, abbiamo visto il cinema in 3D, ma in 4D non l'avevate ancora mai visto. Bene, e siamo qui per questo, un festival incredibile. Vi aspettiamo in vari luoghi della città di Fano. Da giovedì si comincia con l'anteprima del festival e poi venerdì, sabato e domenica 1, 2, 3 dicembre. Io inizierei con la sigla, Mariella, la vuoi lanciare te questa fantastica sigla? Vai! Una sigla davvero ad hoc, studiata, poi vedremo come, dove, quando e perché. E allora, sigla! Come per magia, cambiamento di posto. È difficile mettere d'accordo questi ragazzi, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, diciamo che io ci tenevo perché il mio lato migliore è questo. Ecco, vabbè, insomma, le star sono ambiziose, ma a proposito di ambizione, parliamo di una sigla assolutamente ambiziosa ed importante, che è quella che avete appena visto. Certo, la grafica, gli occhialini, la scritta l'ha fatta Michele Ambrosini, bravissimo grafico che da anni segue anche il San Costanzo Show, mentre l'animazione l'ha fatta Mauro Angeloni della Rainbow, bravissimo, lui che lavora, è bravissimo. E poi la musica di Santinelli Pescara e Romeo, fantastica, non Santinelli, io un altro Santinelli. Suonano anche le campane per immortalare e suggellare questa collaborazione di grandissimi professionisti. Allora, iniziamo a parlare di questo Emotion che ha, possiamo dire, delle tradizioni un po' più lontane. Grazie al fondo Peppe Nigra, Peppe è stato un personaggio della nostra città, quindi raccontiamo un po' agli amici di Fano TV questa storia. E vorremmo farlo con un brindisi, perché la bevanda ufficiale del Festival Trash che Peppe aveva inventato era latte menta. E noi stamattina alle 9 della mattina a colazione iniziamo con latte menta. E anche i lupini, ecco. Perché latte menta e lupini. Come meglio iniziare la giornata con dei lupini e latte menta? Ecco, questa era la tradizione voluta da Peppe Nigra. Allora, iniziamo un po' a raccontare le origini. Il tutto parte da un festival trash. Sì, Peppe negli anni 80 organizzava, 80-90, ha organizzato questo festival trash che era un'innovazione per quel tempo, perché erano film ormai passati nel dimenticatoio, e lui li ha rispolverati creando un format che era quello del film più il super trash finale, che era la bevanda finale del festival. Noi abbiamo ricreato un altro festival innovativo, perché il trash ormai tutti quanti lo fanno, è diventato una cosa comune dopo che Peppe l'ha rilanciata, e noi siamo andati avanti verso il 4D. Allora Jeffrey, che cosa succederà in queste quattro giornate? Ah beh, un sacco di appuntamenti, un sacco di eventi, ma è ancora presto. Andiamo a scoprire insieme. Certo, andiamo. Andiamo. I luoghi del festival. Salute. Andiamo con questi mangialupini. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Protagonista di queste quattro giornate sarà l'escape room. Ma che cos'è questa escape room? Dov'è soprattutto? Allora, il festival. Dove deve iniziare un festival del cinema in 4D? Se non al cinema. Al cinema? Ma non sarà un cinema normale. Vieni con me, vieni con me. Questa è l'entrata ufficiale del Politeama, ma noi non la useremo. E useremo questa porta nascosta, che nessuno sa nemmeno che di esistere. Questa in realtà è la porta principale del palazzo, se tu guardi bene, è l'ingresso principale, ma non si usa. Noi la useremo, passando dai meandri interni del Politeama, per andare a fare un gioco fantastico che è l'escape room. La sai come funziona un escape room? No, non lo so, spiegamelo. Un escape room è un gioco di... questo sarà un gioco psycho-thriller, quindi bisognerà riuscire a scoprire un mistero legato a un omicidio all'interno del Politeama. È un gioco che si svolgerà in circa un'ora, a gruppi di quattro persone entreranno dentro e dovranno 4, 5, 6, 7, 8 al massimo e scoprire il grande mistero. Wow! Ecco, e quindi come si farà? Come si farà? Esattamente come funziona, lo diciamo, lo chiediamo direttamente alla ragazza che l'ha inventato, sai chi è? Chi è? Si chiama Elena ed è di ET Eventi, che è una società di teatro dell'entroterra, e ha creato l'escape room. Vogliamo chiedere a lei come funziona? Elena, diccelo tu.
sono Elena Dietti e Vente Teatro e oggi sono qui per presentarvi il settimo giorno, una temporary escape room che stiamo realizzando in collaborazione con Fondazione Beppe Nigra e che presenteremo a Fano all'interno del Cinema Politeama, Saletta Retropalco per la precisione, dal 30 novembre al 3 dicembre di quest'anno. Che cos'è un escape room? Un escape room letteralmente è una stanza dalla quale bisogna riuscire a trovare il modo di scappare entro un determinato lasso di tempo. È un gioco, quindi, un gioco pensato e strutturato per il mondo degli adulti, in cui la fanno da padrone arguzia, pizzico di intelligenza, intuizione, curiosità e sicuramente uno spirito di collaborazione, spirito di squadra, perché in effetti il gioco viene fatto a gruppi. Quindi dovrete trovare un gruppetto di persone che può andare da un minimo di 3-4 fino a un massimo di 8 e prenotare la vostra fascia oraria tra quelle disponibili e vi addentrerete all'interno di questa storia. In cosa differiscono le escape room di Eventi Teatro rispetto alle altre? Beh, come prima cosa sono sempre temporanee e quindi ogni volta temi nuovi, luoghi nuovi e storie nuove. La seconda caratteristica è, anche se non riguarda in particolar modo il settimo giorno, ma in generale prevediamo all'interno anche dei figuranti, degli attori, degli interpreti che aiutano il maggior coinvolgimento del gioco per i giocatori. Terzo, cosa forse più importante, è che prevediamo sempre di raccontare delle storie che hanno a che fare in qualche modo con il luogo in cui siamo ospitati. In questo particolare caso, il settimo giorno, infatti, prende le sue radici, la sua forma, proprio da quella che era in origine l'essenza del luogo dove sorge attualmente il Cinema Politeama. E cioè, anche se molti non lo sanno, fino al 1912 era un vecchio fonotrofio femminile che è stato attivo anche per diversi secoli. Beh, da lì in realtà abbiamo generato una storia chiaramente tutto fiction, in cui si intrecciano vendetta, storie di rancori, storie di omicidi e allo stesso tempo però commissionate con trame cinematografiche che possono ai giocatori far arrivare alla soluzione, quindi alla risoluzione della storia e al contempo ovviamente farli uscire sani e salvi. Ma da quando sarà attiva la Escape Room? Il festival inizia il 30 novembre, che è un giovedì, dalle 18 è attiva fino a tarda notte. E il venerdì, il sabato e la domenica sarà attiva sempre dal pomeriggio fino a sera, la domenica anche la mattina addirittura. E per partecipare, ecco, tutte le indicazioni a gruppi da 4, tutte le fasce orarie, eccetera, le modalità di prenotazione le trovate sul sito. Sul sito fondopeppenigra.it si possono acquistare online oppure nelle tabaccherie, nelle biglietterie dei live ticket che trovate sempre nel link all'interno del sito del Fondo Beppe Nigra. A Fano ne abbiamo un paio, ma ce ne sono tantissime anche a Pesaro, Senigallia, dove volete. Prendete i turni, prendeteli subito perché stanno andando a ruba, grande. Io voglio andare a vedere un po' questa escape room, possiamo andare? Possiamo adesso andare. Ti ci porto, entriamo. Andiamo. E il San Costanzo Show approda al cinema. Sì, è un'anteprima fuori festival, giovedì 30, siamo qui al Politeama di Fano con Somari di Battaglia, il nostro ultimo spettacolo in cui il San Costanzo Show a modo suo parla di cinema, entriamo e svisceriamo alcuni dei film più famosi della storia del cinema e vi aspettiamo qui al Politeama e inizia il festival. Nella giornata di venerdì l'appuntamento sarà a scuola perché c'è Profumo di ispirazione felliniana. Cosa succederà? Sì, che ci siamo ispirati a Amarcord, il famosissimo, bellissimo film di Fellini, e i comici del San Costanzo Show diventano professori all'interno dell'istituto e gli spettatori si siederanno nei banchi di scuola, tornano studenti e al suono della campanella si alterneranno i professori, bizzarri, particolari, e ci saranno delle lezioni da non perdere all'interno dell'istituto. Uno spettacolo inedito, nuovo, imperdibile. Io penso che gli alunni di oggi pagherebbero oro per avere dei professori come voi. E speriamo non siano somari come quelle. Vediamo, tornerete tutti a scuola con i professori del San Costanzo Show.
Continua il nostro speciale itinerante. Mi scusi signorina, sì. Lei ecco fama qui davanti alla scuola, io sono la bidella addetta alla sicurezza, sì. Non si può stare a riprendere, c'è la privacy. No, ma che privacy, io sono qua per il festival, Emotion. L'Emotion. Ah sì, c'è anche quella, è vera, io pensavo che era qui per fare il colloquio del lavoro, perché io vado in pensione, la Rosa della Cecca va in pensione, sì. È stufato fare la bidella, sì. E lei è la sostituta nuova? No, io non sono la sostituta, no. Io sono qua per l'Emotion Festival, sì. sapevo, si dice che Fellini abbia studiato a Fano. Sì, 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 questa è una bella favoletta. Il fratello ha studiato a Fano, poi era Maria Santo, ma dietro il corso. Ma lei che ancora a non è in, ma lei che ancora non è in pensione, verrà a seguire i professori del San Costanzo Show. Sì, se mi tocca anche a me, pensi, hanno detto che io devo introdurre io una bidella, chissà che introduco, da suonare la campanella. Ma non so come il postino, suono due volte, una volta e basta. Va bene. La bidella suona la campanella una volta e basta. Per chi suona la campanella. La campanella, l'aspettiamo, noi intanto ci spostiamo. Va bene. Grazie Rosa. Vi aspetto, ciao Doro, ciao Bella, ciao. Prossima fermata, piazza 20 settembre. Ed è proprio il caso di dire prossima fermata perché arriverà un bus. Ma certo, un bus dell'AMI, vero e proprio, cioè un bus da 40 posti, verrà posizionato al centro della piazza, tutto bello allestito, eccetera, eccetera. Metteremo dentro uno schermo TV e lì succederanno una serie di eventi, Maria Elena. Ma quando mai è successo che un bus è arrivato in piazza? Mai. Ma non è mai successo nella storia della città, piazzato dentro la piazza. E che cosa succede dentro questo bus? Succede una serie di eventi dal pomeriggio. Ok. Ci sarà prima un incontro di poesia in 4D. L'attimo sfuggente, non so se ti ricorda qualcosa. Qualcosa vagamente. L'attimo sfuggente, quindi è un film un po' deviato con Sorcinelli, il grande poeta Sorcinelli, che ci aiuterà nella, diciamo, visione in quattro dimensionali di questo film. Poi ci sposteremo, chi vuole, agli scavi di Sant'Agostino, sì. Dove ci sarà una visita vitruviana. Vitruvio quest'anno, non lo vuoi citare, Vitruvio? Assolutamente sì. Agli scavi, una visita vitruviana, proprio del professor Budassi all'interno degli scavi di Sant'Agostino, quando usciranno, sorpresa, non era mai successo nella storia delle visite guidate di Sant'Agostino, ci sarà la proiezione del film La scoperta del secolo del San Costanzo Show. Te lo ricordi cos'era? No, non te lo ricordi? No, non me lo ricordo. Il San Costanzo Show un anno fa ha fatto un film, un microfilm, un cortometraggio dedicato alla scoperta della Basilica di Vitruvio. Ok. E quindi lo vedranno nella sala, quella diciamo storica del palazzo di Sant'Agostino, dopo la visita guidata. Ma cosa vuoi? Ma poi continua, non ancora, è finita! Ancora? Perché poi nel pomeriggio ci sarà un altro evento verso le 7 di sera, Cinematics Remix, dove Pescara, Santinelli e Romeo, quelli che hanno fatto la colonna sonora della nostra sigla, che cosa faranno? Faranno colonne sonore nuove per tutti i film della storia. Ma cosa volete dire? Una cosa nuova, rifatte le colonne sonore. E poi cosa succede la sera? Speed, ve lo ricordate Speed? Te lo ricordi Speed? Certo, come lo chi ricordo. Chi era l'attore principale? Adesso mi fai troppe domande. Keanu Reeves. E Speed era un film che si svolgeva nell'autobus, dove questo autobus, c'era una bomba nell'autobus e non riusciva, diciamo, il passeggeri a scendere perché c'era questa bomba. E noi vi metteremo tutti nell'autobus. Ci sarà una bomba dentro e vi dovete beccare tutto il film fino alla fine. Vivrete una suspense unica. Vivrete in 4D il film dentro un pullman. Cioè, quando mi è successo che Speed l'hai visto dentro un pullman? Mai, nella storia del mondo, e noi vi metteremo lì dentro. Cose da non credere. Sabato 30, non è finita però. Jeffrey, che cosa succede ancora? Allora Jeffrey, sabato ci sarà un altro appuntamento, ma bionda così posso essere la tua Olivia Newton-John? Allora, perfetta, sei perfetta. Perché sabato la giornata si conclude a Scuola di Danza Chiara Danza, dove c'è un altro evento in 4D, Grease in 4D. Cioè, Chiara insegnerà i passi base al pubblico, chi vorrà potrà in alcuni momenti della visione del film, durante la visione del film, ballare i momenti più salienti. Wow. È rigoroso il dress code Grease, quindi rock and roll, anni 50, diciamo, ci sarà anche un aperitivo e un evento divertente, imperdibile anche per concludere la giornata di sabato a Chiara Danza. E sempre i biglietti si possono comprare poi sul luogo degli spettacoli, sempre se restano, e se no su in tutte le biglietterie Live Ticket, e vi aspettiamo anche sabato.
ricchissimo anche il programma della domenica, dove non mancherà un momento anche per i più piccoli. Certo, nel pomeriggio, ma si comincia la mattina con la proiezione del film Politeama Profondo Rosso, con un aperitivo molto particolare, l'escape room sempre in un'altra sala del Politeama, sia la mattina che il pomeriggio, poi nell'arco della giornata, nel bus, in piazza, ci sarà una proiezione per i più piccoli, Cars, e tutto si concluderà alla taverna cittadina a Rotoloni con una cena e un'altra proiezione a sorpresa. Quindi il programma ricco da giovedì l'anteprima fino a domenica. Vi aspettiamo sul sito www.fondonigra.it, potete vedere tutte le informazioni, gli orari, gli appuntamenti e acquistare i biglietti, che si possono acquistare anche nei punti Live Ticket.